cosa la sapete benissimo, la prima puntata di Gol Oltre il Conformo, noi che c'eravamo abbiamo impresso nella memoria la Elmi che lo annunciava. È stato un momento storico, epocale, e la domanda che però mi viene in mente, e mi ricordo a chi ci ha lavorato a Gol Oltre, a chi ha fatto in modo che noi ne abbiamo potuto godere, riesci a far avere un microfono da questa parte? Grazie. E Vince, tu che ricordo hai di Gol Oltre, il tuo primo incontro con Gol Oltre? Cioè, quando è che l'hai incontrato la prima volta? La prima volta, no, io ero il cagnolino che ballava tra l'altro. Che è bellissimo questo cagnolino. No, la prima volta è stato un incontro di lavoro, e io lo racconto sempre perché è un aneddoto. Come nascono le cose belle in Italia? Nascono per caso, no? Perché le vogliono. E allora è successo che io e Luigi, in un corridoio della Folla Cipra, aspettavamo un cantante di Tata Taglio, in cui arriva una telefonata a Roma, la direzione della RAI di Roma, che dice al direttore artistico: manda qualcuno a vedere un film in cartone giapponese in bianco e nero, che nessuno ci capisce. Allora io e lui sono andati, ho detto al direttore della Policita Giampiero Scusa, almeno pagaci il tasso. E si pagò il tasso, andammo in corso Giampiero alla RAI di Milano, vedemmo questo cartone su un formato giapponese che la RAI italiana non aveva, quindi era tutto un po' sgretolato, l'immagine in bianco e nero, parlavano in giapponese. Ho detto, ma ho capito tutto, ho detto Luigi, questa qui è la guerra fra il bene e il male. E sembrava un po' che i giapponesi ci copiarono, no? Lo spaghetto western, che allora andava di moda, gli spaghetti all'italiana, il western all'italiana. E siamo andati, noi siamo andati a casa per conto nostro, ci pensiamo su. L'unica cosa che avevamo era un titolo che riguardava un po', eccetera. E lì da quella parola sconosciuta a tutti, perché i personaggi, la storia, non avevano niente a Milano, siamo partiti al buio. Allora ho detto, guarda, io ho pensato, in quel momento andava di nuovo il film Rocky, io strimpello, si vede quelle trombe di Rocky che va a fare il boxeo, e lui fa un volo, ha detto Luigi, una buona partenza, adesso mi do il microfono. Sì, assolutamente, anche perché vai avanti tu, anche perché vedi come nascono le leggende metropolitane, quando dai contrasti. Vinci racconta questa storia e io ti credo, non ho motivi per non crederti. La cosa bella è che invece Luigi racconta esattamente il contrario. No, non racconta il contrario. Era che andavo in RAI, mi sono perso nei corridoi bui della RAI e non ho visto un piffero. Cioè, lui ha visto il cartone, io non ho visto nulla. Perciò a mano libera, come si dice quando si disegna, ci siamo messi, ci siamo rivisti e mi sono fatto spiegare da lui. Dice, ma che cos'è? Allora lui diceva, no, oh, mi sembra un cartone animato giapponese dove c'è un robot. Ecco, questo è stato un robot. Però lui, che è un grande bastardo, si è messo al piano veramente e mi ha tirato fuori e mi ha detto, qui ci saranno le trombe. Mi ha detto, benissimo, come si chiama? Come si deve chiamare il cartone? UFO robot. Allora facciamo così, UFO robot, UFO robot. E lì partì la grande avventura. La scatola chiude. Beh, detta così sembra facile, ma d'altra parte il genio è quello che rende facile anche il difficile. Però aspetta, sono curioso, perché qua passare il microfono un attimo, perché sentivo con il mio orecchio destro un vociare di gente che diceva sì sì, anche noi non sapevamo niente, non abbiamo visto niente. Lavoro tanti! Dopo 40 anni siamo ancora qui. Cioè voi che cosa sapevate? Il vostro primo incontro con noi? Non sapevamo niente neanche noi, e quindi ci siamo trovati con questi nuovi cartoni di una nuova generazione. Noi abituati ai Walt Disney, ai cartoni di Disney, quindi
questa è una cosa sconvolgente, però a parte che non si capiva niente, che era tutto in giapponese, quindi avevamo una traduzione, un adattamento, e anche noi siamo andati molto a braccio e abbiamo inventato, devo dire, grazie alla fantasia un po' di tutti, perché non è come oggi che vai su Google, digiti una cosa, cerchi una cosa, la trovi. E lì era molto artigianale, per cui se non si sapeva una cosa si diceva: tu sai questa cosa? No, tu l'hai mai sentita? No, ma forse sarà così. E andavamo avanti, era il 78. E quindi tutti questi urli che noi abbiamo lanciato sono nati per caso, perché in originale quello schiacciava un bottoncino e diceva la nota, la nota spaziale. E noi abbiamo cominciato a strillare nelle sale della Forno Roma questa cosa, che ci hanno presi per matti. Quanti anni avevi? Io avevo 24 anni. 24 anni, quindi eri già adulto, e quindi già diciamo che avevi della penuria sotto le ascelle. Chi non ce l'aveva invece era questo signore qua. Lui era un ragazzino. Tu sei un bambino, tu sei arrivato bambino e ti hanno detto: ci sono da doppiare dei cartoni animati. Esatto. Sei arrivato felice in sala? No. Come va? No, ero felice perché avevo le mie prime piccole parti, insomma, di un certo rilievo al doppiaggio. Era un colpo da contesta, insomma, un personaggio principale. Però, come diceva Giorgio, noi vedevamo il cartone animato giapponese, quindi era strano. Poi lo vedevamo in bianco e nero, e poi ovviamente, come è conseguito nel doppiaggio, noi dobbiamo lasciare non in ordine conseguenziale, in ordine cronologico, ma spezzettate un brano da un episodio, poi un altro, poi un altro ancora. Per cui io non avevo bene la concezione del tutto. Certo, questo cartone animato non mi entusiasmava. Lo vedo in bianco e nero. Ma diciamo, ti faceva schifo? No, non si offende. È caduto in prescrizione. Io non perdevo l'occasione di scappare dalla sala per andare invece a curiosare il doppiaggio di un altro telefilm che invece mi interessava. E sto cartone non me ne fregava niente. Poi, anche se capivo che era, insomma, una cosa innovativa, poi invece l'ho visto, come abbiamo visto tutti quanti noi, in TV a colori dall'inizio alla fine, e è piaciuto molto, perché ho visto veramente l'innovazione registica, dei modi di raccontare una storia, cioè il bene e il male non erano così, insomma, così netti, distaccati, perché in fondo il nemico Vega si attaccava alla terra per un bisogno effettivo. Poi il protagonista piangeva, c'era la sofferenza, era, insomma, un po' diverso, come diceva Giorgio, dei classici Disney. E quindi poi, insomma, mi sono appassionato. Però in effetti l'aggravante era il fatto che non c'era la sigla di Albertelli e Tempera, cioè tu l'hai visto a pezzi, in bianco e nero, senza la sigla, che faceva la differenza. Tutta cosa. La vogliamo ricordare come faceva quella, cioè la prima sigla della prima serie di UFO Robot? Quindi nel 78, quando va in onda, noi bambini, ancora prima di vedere il lavoro di Giorgio.